Dono di viaggio. Dono di viaggio è un racconto premiato già due volte a Cingoli nel 2017 e ad Orta di Atella pochi giorni fa con un premio speciale. Dono di viaggio. Anna era irrequieta sul sedile e si affacciò al parapetto del battello che la portava verso le sue origini. In lontananza si intravedeva l'isola. Lentamente aprì la borsa. Tirò fuori una vecchia foto a colori, sbiadita dal tempo. Ritraeva una giovane donna abbracciata al suo innamorato e sullo sfondo i faraglioni. Quella ragazza era identica a lei, piccola ed esile, dalla pelle diafana. Riccioli biondi le incorniciavano l'ovale perfetto del viso e i due occhi azzurri come il mare di Capri. Il giovanotto accanto a lei era alto e possente, capelli scuri ed occhi identici a quelli della ragazza, la pelle bruciata dal sole. Il volo dei gabbiani le strinse il cuore, l'isola era sempre più vicina ed il ricordo di quei due ragazzi sempre più vivo. Si chiese, chissà quante volte avranno ammirato il volo dei gabbiani. Il traghetto scivolava sulle onde, il mare era appena increspato ed Anna sempre più tesa. Avrebbe voluto gridare, piangere, ma tutto si fermava in gola e continuava a guardare la foto, stringendola sempre più forte. Anna aveva 30 anni, era medico, dopo lunghi studi e specializzazioni varie. Era vissuta con sua zia Clotilde e il marito Alberto. Le avevano raccontato che i suoi genitori erano scomparsi poco dopo la sua nascita in un'escursione in Perù. Rebecca, sua madre, era la sorella minore di Clotilde e suo padre un archeologo. Ogni volta che da bambina aveva cercato di sapere qualcosa in più dei suoi genitori, i volti degli zii si rabbuiavano, diventavano evasivi. E immediatamente si cambiava argomento. Alla fine lei aveva rinunciato a porre domande. La zia Clotilde non si era più ripresa dopo la morte del marito, avvenuta 2 anni prima. Si era lasciata andare e ormai viveva solo per sua nipote. Si era ammalata e dopo una lunga malattia era andata a raggiungere l'amato marito. Poco prima di andarsene aveva voluto raccontarle la verità sulla sua nascita e i suoi genitori. Le aveva chiesto di prendere il cofanetto antico d'argento e da lì estrasse una foto, quella che adesso stava stringendo. Intanto Capri era sempre più vicina e nitida. Un nodo alla gola la bloccava. Zia Clotilde affannosamente aveva iniziato il suo racconto, pregandola di non interromperla, perché era stanca e sfinita, voleva raccontarle tutto prima di morire. La sorella Rebecca, contrariamente al suo aspetto dolce e pacato, aveva un carattere ribelle e tormentato. I loro genitori le avevano combinato un matrimonio con il rampollo di una ricca famiglia, molto più anziano di lei. La ragazza si era opposta ed era stata cacciata di casa. Con il denaro ricevuto in eredità dai nonni paterni, partì per un lungo viaggio e visitò Venezia, Firenze, Roma, Napoli, restando ammaliata dal mito di Capri. Vi arrivò in una splendida giornata di maggio. L'isola era affascinante. Scese dal traghetto e restò incantata dai colori del borgo marinaro. Sul porto si avvicinò un ragazzo, le prese la valigia e disse: Signori, posso accompagnarvi al taxi? Rebecca fu folgorata, era di una bellezza selvaggia, si innamorò all'istante. Lui si chiamava Antonio. Accompagnava i turisti con la barchetta a fare il giro dell'isola e a visitare la Grotta Azzurra. Si offrì di farle fare il giro l'indomani, l'accompagnò al taxi e raggiunse l'albergo dove aveva prenotato. Il mattino dopo fece colazione e si diresse al porto, dove Antonio l'aspettava per andare in barca. Lo trovò lì sul molo ad attenderlo. Era splendido, con i pantaloncini corti ed una maglietta bianca a righe rosse. Le sorrise, accogliendola sulla barchetta. Anna ascoltava quella storia, la voce della zia sempre più commossa. Quel giorno fecero il giro dell'isola e le mostrò tutti i luoghi più segreti, sconosciuti ai turisti. Fecero il bagno al tramonto nella Grotta Azzurra e quella notte si amarono sotto un cielo stellato all'ombra dei faraglioni. Rebecca sarebbe rimasta a Capri 6 giorni. Antonio le fece visitare l'isola sia dal mare che da terra. Furono giorni indimenticabili e la passione divampò fra loro. Il giorno prima di partire, lei decise di raccontargli la sua storia. Disse ad Antonio che aveva intenzione di rimanere a Capri con lui.
Il giovane si incupì e con gli occhi velati di lacrime le confessò che di lì a poco avrebbe dovuto sposare una ragazza caprese. Le raccontò che un patto di sangue aveva legato suo padre a quello di Concettina, prima della loro nascita. Rebecca si raggelò, le girava la testa, si offuscò la vista, quelle parole le rimbombavano come una condanna. Antonio si avvicinò, chiedendole perdono, dicendo che si era innamorato di lei nel vederla arrivare al porto, col suo sorriso da bambina e quel vestito a fiori vistosi. Lui e Concettina non si amavano, ma erano costretti a mantenere quel patto stretto dai genitori anni prima. Rebecca, con il volto rigato di lacrime, lo spinse via, dicendogli che lo odiava, che non lo avrebbe perdonato mai fino alla morte e di non farsi vedere mai più. Mentre il battello si allontanava dalla banchina, le osservava il molo e in lontananza vide Antonio, che la guardava col viso triste. Non seppe mai più nulla di lui. Ritornò a casa dai genitori chiedendo perdono e dicendo che avrebbe accettato di sposare l'uomo scelto per lei. La famiglia fu felicissima di quella decisione e in tutta fretta organizzarono il matrimonio. Pochi giorni dopo Rebecca ebbe un malore e quello che lei sentiva nel cuore ebbe conferma. Portava dentro di sé il figlio di Antonio, il suo grande amore. Confessò tutto a Clotilde, che si fece carico del segreto. Il matrimonio era imminente e nessuno si sarebbe accorto di nulla. Dopo poche settimane si celebrò il matrimonio e filò liscio come previsto da Clotilde. La vita scorreva tranquilla e il mese dopo Rebecca annunciò al marito e alla famiglia che aspettava un bambino. Furono tutti contenti, tranne lo sposo. Il suo volto divenne di pietra. Custodiva un atroce segreto. Una grave malattia che aveva nascosto a tutti lo aveva reso sterile. Fu avviata la pratica dell'annullamento del matrimonio. Il marito sparì dall'Italia e non tornò mai più. Anna tremava ascoltando le parole della zia. Finalmente le stava raccontando la verità. Rebecca rimase rinchiusa nella villa di famiglia fino alla nascita della sua splendida bambina. Clotilde e i suoi genitori le furono accanto. Ma lei si spegneva ogni giorno di più. Pensava ad Antonio e non riusciva a dimenticarlo, nemmeno la faccina tonda e paffuta di sua figlia che le sorrideva riusciva a rasserenarla. Iniziò a rinchiudersi in un silenzio oscuro, nella sua stanza. Non voleva vedere sua figlia ed i suoi familiari erano disperati. Giorno dopo giorno si spense, una fiammella senza più luce. Anna era piccolissima, i nonni e gli zii decisero di raccontare un'altra verità quando avrebbe iniziato a fare domande sui genitori. Fu la versione che Anna ebbe fino a quel giorno, anche se dentro di sé aveva sempre avvertito qualcosa di oscuro ed ambiguo nei loro racconti. La fronte di Anna si era imperlata di sudore, ascoltando la zia. Quelle parole le rimbombavano nella testa. Era rimasta di sale. Guardava la foto dei genitori, quella bella ragazza che le somigliava tanto e quell'aitante ragazzo Bruno, suo padre, che mai aveva saputo della sua esistenza. Chissà se era ancora vivo, se si era davvero sposato con Concettina ed avevano avuto dei figli. Chissà se i suoi capelli erano ancora così scuri o imbiancati dal tempo. Poche ore dopo la zia lasciò serenamente la vita, stringendo la mano di Anna. Erano passate alcune settimane e mille domande affollavano la mente di Anna. Aveva deciso, doveva tornare lì dove sua madre era stata felice e lei concepita. Voleva conoscere suo padre, sperando fosse ancora in vita. Il traghetto intanto si avvicinava al molo ed Anna cercava tra le persone sulla banchina un volto, il volto di suo padre. Non ne conosceva nemmeno il cognome. Il traghetto si era fermato. Anna era arrivata a Capri. Scese respirando un'aria nuova. Voleva solo abbracciare Antonio e raccontargli chi fosse. Davanti ai suoi occhi si stagliarono i colori variopinti che tanti anni prima avevano incantato sua madre. Un brivido scosse il suo corpo. Finalmente era arrivata a casa.